Ragazzo solo, ragazza sola. La mia mente ha preso il volo, un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà? Dimmi ragazzo solo dove vai? Perché tanto dolore hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei in errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto con lei. Con lei, i colori della vita, lei. Ragazzo solo, dove andrai? La notte è un grande mare. Se ti serve la mia mano per nuotare, grazie, ma stasera io vorrei morire. Che bello, anche in italiano. Che meraviglia. Mamma mia, veramente sono dei pezzi che... Immortali. Immortali che poi non smetteresti mai di ascoltare. Tornando a Freddie Mercury invece, e a un'altra sua collaborazione, lo sai anche con chi ha collaborato? Io lo so, ma forse chi ci sta ascoltando... Non lo sa. E... ed è proprio Michael Jackson. E Michael Jackson, due personaggi assolutamente diversi tra di loro, molto completamente icone diverse, imparagonabili, sì, ma non antitetici del tutto. E infatti c'è stato un incontro tra le parti, da quell'incontro sono nate addirittura tre canzoni. E adesso ascoltiamo quella subito, quella più popolare, più conosciuta, che è... Esattamente, There Must Be More to Life Than This. There must be more to life than this. How do
mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. A better way for us to survive. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just don't see sadly. Qualcuno più volte li ha messi a confronto vocalmente. Ebbene sì, anche se un confronto è quasi impossibile da fare. Ma possiamo dire che in linea di massima si può tracciare. Diciamo che Michael Jackson aveva una voce tecnicamente quasi impeccabile, che gli permetteva di proprio muoversi in tutta la sua estensione con molta agilità, tant'è che noi non conosciamo qual è la sua vera estensione, proprio perché lui teneva la voce a servizio della musica e la usava con, diciamo, precauzione, con responsabilità, a differenza di Mercury, che invece faceva della voce il suo proprio esplodeva, esattamente, sì. Quindi utilizzava in pieno la sua estensione proprio per creare gli effetti che conosciamo, insomma. Bene, allora senza andare troppo in avanti con le parole, perché poi insomma racconteremo ancora qualcosina e in particolare su Michael Jackson, andiamo su un suo brano famosissimo, bellissimo, e stupendo. Lo cantiamo, lo balliamo insieme. Black or White.
tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Tempo fa ho letto un libro sulla tecnica vocale dal titolo Libera la voce o Libera la tua voce, ora non ricordo esattamente, di Seth Riggs. Chi non lo conoscesse, lui è un vocal coach, uno dei vocal coach americani più importanti, che ha avuto in carica le più grandi voci, Stevie Wonder, Barbara Streisand, Tina Turner e lo stesso o Michael Jackson. E lui in questo libro racconta di Michael Jackson come una persona speciale, un uomo speciale. In un passo dice: Michael era un tenore leggero con 3,5 ottave di estensione, il che è davvero molto insolito, in quanto un individuo medio ne ha circa 2 ottave, e non aveva mai cantato in falsetto, passaggi di registro, era sempre tutto molto connesso e collegato. La sua voce era agile e leggera, dotata di destrezza ritmica che gli ha permesso dei funzionamenti complessi vocali, oltre a permettergli di imitare strumenti musicali come ad esempio la batteria. Era uno stacanovista, restava in piedi tutta la notte per memorizzare i testi delle canzoni. Già 2 ore prima di un concerto o di una registrazione in studio, era lì a fare il warm-up vocale, quindi a riscaldare la voce per prepararla al meglio per la performance. Se qualche giovane nell'industria musicale volesse utilizzare come fonte di ispirazione Michael Jackson, continua Seth Riggs, è la cosa più intelligente che potrebbe fare. Durante una lezione, mentre faceva i suoi esercizi vocali, lui racconta che alzò le braccia in aria e iniziò a girare su se stesso mentre teneva una nota lunga. Allora gli chiese perché lo stesse facendo e lui rispose: potrei aver bisogno di farlo sul palco, così voglio essere sicuro di potercela fare. E Seth Riggs non aveva mai visto nulla di simile, avrebbe magari dovuto fermarlo così da potersi concentrare più sulla voce e poi più tardi sulla gestualità, sul movimento. Ma pensò, se lui, Michael Jackson, può farlo, allora lasciamoglielo fare. Quindi, e ci aveva visto lungo. Ci aveva visto lungo, aveva ragione Seth Riggs a dire che... insomma, lui era davvero una persona speciale, ma anche un artista speciale, meraviglioso. Credo uno dei più grandi performer mai visti, così tanto versatili, passando anche tra diversi generi musicali, il funk. Neanche lui si fermava davanti a nulla, a in realtà. Nulla gli spaventava. Cioè, è molto famoso un video che ho trovato poco tempo fa, in cui gli andavano a fuoco i capelli dovuti a un incidente, diciamo, dei artifici che c'erano durante il concerto. Ma e per lui restare in tema, The Showman Has gone. Esattamente. continuiamo a parlare degli esordi di Michael Jackson. Sì, che